È iniziata oggi la deratizzazione dell'isola ecologica di Via Mazzocchi, presa d'assalto negli ultimi giorni da diversi ratti. Una situazione insostenibile nella zona centrale di San Benedetto del Tronto. In merito si registra l'intervento del vice sindaco con delega al decoro urbano, Tonino Capriotti. La derattizzazione era già stata iniziata dalla precedente amministrazione con scarso successo in quanto i topi preferivano mangiare altre cose piuttosto che le esche, erano poco allettanti rispetto all'offerta ricevuta. Lo spostamento dei bidoni ha determinato che, diciamo, il piatto preferito è stato tolto, per cui questa mattina è stata iniziata una derattizzazione pesante in modo da ripulire l'area. Tengo a precisare che lì il problema sarà anche dopo perché essendoci battuto, diciamo, di terra e i topi scavano, per cui bisognerà rivedere anche la sistemazione di quell'area che, come ripeto, se non è tenuta in perfetto ordine è molto attrattiva. Anche perché gravito in quella zona, ristoranti, bar, quindi per roditore, diciamo, è pane per i denti. Sì. Esattamente, quella è un'area proprio a servizio di quei ristoranti, i quali dovranno collaborare con noi affinché proprio i loro locali si valorizzino ancora di più dalla pulizia, per cui saranno sicuramente coinvolti in una nuova forma di raccolta dei rifiuti e quindi chiediamo il supporto soprattutto di loro.